Ora abbiamo una parte eh, che eh, è così strutturata, abbiamo delle esperienze pratiche, eh, o meglio, il, quelle citazioni di pratica che hanno popolato... Gli interventi finora ascoltati diventano invece adesso una forma più dominante. Ne abbiamo tre, due in presenza e poi abbiamo un video. Eh, questo ci aiuterà insieme agli eh, interventi che abbiamo ascoltato poi a formulare quelle che possono essere considerazioni, domande di approfondimento o suggerimenti. Allora, iniziamo dall'Associazione Internazionale Rurale Cattolica, ICRA. Prego. Prenda posto fra di noi, a lei eh, la parola. Ok, io dopo aver ascoltato tante cose, eh, mi soffermerei su quelle che fanno parte della mia esperienza, ma che non ho ascoltato qui. Eh, L'ICRA... Innanzitutto, per la base sociale che ha, difende l'agricoltura familiare, cioè il ruolo dell'agricoltura familiare nei processi di trasformazione. Per farlo bisogna valorizzare il ruolo delle donne dentro l'agricoltura familiare, condizione sine qua non anche per il primo obiettivo, perché se non le valorizzi, non valorizzi neanche l'agricoltura familiare. Una piccola esperienza, proprio piccolissima, una volta ho ascoltato una rappresentanza di donne, uno dei nostri primi obiettivi è quello di organizzare le donne ad autorappresentarsi, a, a, ad esprimere e a, a valutare la situazione. Allora, erano donne di un villaggio africano e abbastanza, non, abbastanza fortunato perché aveva anche del bestiame. Gli uomini uscivano durante il giorno per portare il bestiame al pascolo e stavano lì anche diverse giornate. Le donne invece rimanevano a casa, preparavano da mangiare, accudivano la famiglia, coltivavano gli orti attorno al villaggio e quando gli uomini stavano fuori dovevano portargli da mangiare, affrontare il viaggio per portare da mangiare gli uomini che erano fuori. Ed era un problema perché dovevano portarsi dietro anche le capre, perché se le lasciavano al villaggio si mangiavano tutta la roba dell'orto, si mangiavano l'orto, facevano fuori l'orto. Tra l'altro facendo il viaggio che era impegnativo, le capre insomma, non, non ingressavano perché consumavano tutte le energie per il viaggio. Queste donne riunendosi però capirono qual era il problema il punto da cui fare qualcosa veramente utile per il villaggio, cioè il latte sia del bestiame che andava al pascolo che delle capre non veniva lavorato, cioè, quello che o veniva consumato subito direttamente l'altro veniva buttato via. Loro si misero d'accordo per fare una cooperativa per la trasformazione del latte in formaggio e mi dissero questa è una cosa molto importante sia per la sicurezza alimentare del villaggio ma anche perché dà a noi un ruolo. Molto più e ci permette di controbilanciare il potere dei maschi all'interno del villaggio. Questo è un esempio molto semplice, esatto. Io volevo dire, nel dibattito a livello internazionale, noi lavoriamo su, su questo anche alla Fauca, c'è stata la riforma del CFS nel 2009-2010. Grazie a questa riforma, attraverso il meccanismo della società civile, i movimenti i contadini e le associazioni agricole di tutto il mondo hanno avuto modo di avere una voce più diretta di quanto non avessero prima, anche se io come col diretti ce l'avevamo già noi perché eravamo presenti sin dall'inizio di in questi periodi. e qui questa partecipazione dei movimenti contadini ha dato luogo, per esempio, alla dichiarazione ha portato alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini che in tutto il mondo che se vogliamo, è l'apoteosi della, della politica basata sui diritti umani, un bellissimo testo che però è molto difficile da mettere in pratica. poco come il discorso della Costituzione nostra in Italia, tra Costituzione reale e quella alla lettera. Insomma. In più, per quanto riguarda le, le esperienze della sostenibilità, cioè il problema della sostenibilità, sono altri due punti che andrebbero giunto ai quattro pilastri della sicurezza alimentare che diceva. Zamagni stamattina, andrebbero aggiunti altri due punti: che sono la rappresentanza e la sostenibilità, appunto. Eh, nel 2018 è uscito un rapporto del, del gruppo di esperti ad alto livello sull'agroecologia e altri approcci per la sostenibilità sia dell'agricoltura che dei sistemi alimentari in generale. Questo rapporto, per me è molto bello, è il punto d'arrivo del confronto non il punto d'arrivo, insomma è la, la, la base migliore per il confronto che abbiamo a livello mondiale sulla, sulla sostenibilità. Da una parte ci sono i movimenti contadini che si sono eh, specializzati per certi aspetti, io direi anche un po' chiusi nel discorso dell'agroecologia. Non soltanto come metodo di, di, di coltivazione, ma anche come sistema alternativo che dal, dal campo arriva alla tavola, quindi anche di organizzazione della distribuzione, centrato sull'agricoltura familiare, in particolare quella piccola, che diventa alternativo ai sistemi invece che abbiamo nei paesi più sviluppati, centrati sull'agricoltura convenzionale. Dall'altra parte invece abbiamo l'intensificazione sostenibile, l'agricoltura intelligente. In realtà tra questi due estremi ci sono molti possibili compromessi, anche se politicamente tendono a contrapporsi. Questo quadro poi è stato sconvolto, per certi aspetti, almeno dal punto di vista dei miei amici dei movimenti, dai vertici sui sistemi alimentari del 2021 e dalla prosecuzione di questi, perché con questi si è imposto un metodo che non era quello del multilateralismo, ma è quello del multi Scusate la parola. Gli inglesismi, io non lo so, ci siamo capiti. Dove partecipano il grande settore privato, quindi soprattutto i filantropo capitalisti, come li chiamano loro, da Bill Gates ad altri, e insieme con, fino ai contadini, insomma, con le istituzioni, fino al contadino, fino al movimento locale. Cosa a cui noi come ICRA non ci siamo posti in via di principio, perché è vero che l'Unione fa la forza, soprattutto l'unione di competenze. In più anche il discorso che gli stati non hanno le risorse per far fronte a queste cose, quindi c'è bisogno a questi problemi che sono enormi, quindi c'è bisogno di coinvolgere anche il capitale privato. Del Però la, 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 i difetti nel multistakeholderismo, che poi è diretto a livello centrale, abbastanza, le cose funzionano abbastanza, poi va tradotto in tavoli nazionali che devono capire cosa bisogna fare a livello nazionale. E, cioè, riproduce per certi effetti sono tutte cose belle dove ci sono delle potenzialità però ci sono anche dei grossi limiti per esempio in molti, eh, i tavoli nazionali rischiano di ripercorrere gli, gli errori della globalizzazione cioè i tavoli nazionali dove c'è un'amministrazione che è sensibile alla sicurezza alimentare nazionale ed è capace di gestire nazionalmente la cosa dove ci sono movimenti contadini o organizzazioni professionali che si fanno valere, funzionano e, 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 e si hanno effettivamente delle innovazioni che, che vanno, sono utili a tutti. Invece, dove non, dove, non, dove non ci sono queste realtà, i tavoli nazionali sono soggetti alla, alla colon, neocolonizzazione delle, delle grandi imprese. Insomma, nella globalizzazione, sappiamo tutti che. Quando le multinazionali sono andate in questi paesi, si trovavano degli interlocutori, tipo in Cina o in India, allora lo sviluppo che le multinazionali portavano è andato anche a vantaggio di questi paesi, anzi lo vediamo enormemente, la Cina è il soggetto nuovo. Della... Invece dove non c'erano queste realtà la... si è tradotto in forme di neocolonialismo, insomma, di sfruttamento di quelle realtà, lo diceva Zamagni, il land grabbing. Tra l'altro la situazione adesso è anche preoccupante, ci sarebbe da soffermarci molto, ma... Io non ho il È anche preoccupante perché con il dualismo Russia-Cina, il dualismo Russia-Cina mette in primo piano i campioni nazionali di ogni schieramento. Allora, da una parte sono le grandi imprese di Stato, hm? dei cinesi, dall'altra parte sono i filantropo capitalisti e si restringe lo spazio di iniziativa della società civile. Eh, lo dico da dell italiano: delle filiere made in, cioè filiere che sono anche tecnologicamente avanzate ma che però non fanno cibo globale e non hanno una pretesa egemonica a livello globale. Non so se mi spiego. Sono filiere che, per usare le parole di Papa Francesco, fanno competizione a livello internazionale, ma c'è anche collaborazione e arrecano al poliedro del mondo in una visione globale la ricchezza di ogni realtà nazionale. Quindi la nostra è una competizione collaborativa, quella delle filiere del cibo globale è una competizione invece che spiana il terreno. Ai vecchi tempi si parlava dei venti della globalizzazione che spianavano il terreno. Ecco queste cose bisogna starci attenti perché devono essere dentro il nostro dibattito. E paradossalmente il confronto Cina-USA ha dato di nuovo esigenza di concretezza, mentre se vuoi con i movimenti contadini ci parlavamo un po' d'osso, però questa concretezza va spesa bene perché altrimenti, come anche sul cibo sintetico, dà le proteine, uh -huh. però la FAO ci ha detto rischia di aumentare il divario alimentare invece che portare. Okay. Io ringrazio Marco Foschini per questo intervento che tocca da una parte l'esperienza diretta, la presa diretta con la realtà ha descritto con molta accuratezza e ci ha mostrato come però quello che è il locale risente di dinamiche che sono ampie e che lui ha trattato anche toccando alcuni punti critici che ovviamente affidiamo alla riflessione di ciascuno. Grazie Marco per il suo intervento. Ed ora il secondo intervento che è online, scusate prima era questo un piccolo, una piccola svista da parte mia, rappresenta l'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e dovrebbe essere collegata con noi in diretta, la dottoressa Elisabetta Garuti che interverrà sull'esperienza del microcredito agricolo per le donne zambiane. Dottoressa, benvenuta e buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Mi a lei la parola. Bene? Sì, la sentiamo e la vediamo bene. Magari abbassiamo un po' le luci così lo schermo è più visibile. A lei la parola. Eh, buongiorno, innanzitutto ringrazio per questo invito perché questi seminari ci permettono di dare voce a chi non ha voce attraverso delle esperienze di vita che hanno tanti difetti ma che hanno anche tanto valore aggiunto e possono portare valore aggiunto agli studi che vengono fatti eh, in questi settori. <coughs> mi dispiace non aver mai conosciuto la dottoressa Giorgia Salatiello perché mi sento che sarebbe stata una bella amicizia e quindi insomma, ho piacere di conoscerla in questa occasione. Io vi porto l'esperienza del progetto Rainbow, che è un progetto che è nato in Zambia 24 anni fa in piena epidemia dell'AIDS, e è nato per aiutare eh, i bambini rimasti orfani dell'AIDS, a causa dell'AIDS e le famiglie colpite in diversi modi dall'epidemia. Nel corso di questi 24 anni la situazione dell'epidemia stessa si è molto modificata, grazie anche all'introduzione dei farmaci antiretrovirali, eh, ma purtroppo non, se, non sono cambiate le condizioni di povertà, di abbandono e di malnutrizione di tanti bambini e di tante famiglie che appartengono agli strati più poveri della società zambiana. Ecco perché il progetto REMBO è tuttora. Eh, operante non solo in Zambia, ma anche in Kenya e in Tanzania. Eh, quando è nato il progetto Rembo, quindi come, si, come un, un progetto a sostegno dei bambini colpiti dall'epidemia, rimasti orfani e da soli, è stato, era un approccio. Ehm, in un primo tempo assistenziale, cioè dare risposta ai bisogni immediati di questi bambini, che erano la nutrizione, eh, l'essere accolti da una famiglia eh, ed essere mandati a scuola, avere le cure mediche se malati, eccetera. Ma ben presto ci siamo resi conto che eh, un'assistenza di questo genere non era. È possibile portarla avanti per tanto tempo, quindi bisognava in un qualche modo trovare un sistema per aiutare le famiglie che accudivano questi bambini a diventare autosufficienti. E quindi il modello si è sviluppato eh, su due livelli eh, paralleli. Uno, dare la risposta ai bisogni immediati, perché sono imprescindibili, dare da mangiare agli affamati, vestire gli, gli nudi, dare da bere agli assetati e così via. E accogliere le persone abbandonate, e però dal, contemporaneamente dare anche delle risposte capaci nel medio-lungo periodo di aiutare questi, queste persone a diventare autosufficienti. È chiaro che era una mediazione difficile, ma era necessaria farla tra la risposta ai bisogni immediati e la necessità di non creare nelle persone la sindrome da di dipendenza e Quindi aiutare a diventare autosufficienti a essere protagonisti del proprio futuro. E I beneficiari del progetto Rembo, oltre ai bambini, sono state quasi sempre donne. Non tanto perché fosse una scelta, un progetto destinato alle donne, ma perché sono loro che portano di fatto nei paesi eh, più impoveriti eh, il fardello tante volte anche nei paesi non impoveriti, sono loro che portano il fardello del mantenimento della famiglia e della cura dei bambini. Anche i diversi programmi di microcredito che abbiamo fatto in questi anni hanno avuto come beneficiari soprattutto le donne. E noi abbiamo iniziato a fare i progetti di microcredito come una delle due risposte. Di medio-lungo periodo, perché l'altra risposta era garantire un'istruzione e un'educazione ai bambini. Non tanto perché eh, fosse una proposta che era già stata collaudata in altre parti del mondo, ma perché ci veniva come richiesta dalla, eh, proprio dalla gente, dalla base. Cioè, ci dicevano, eh, dateci qualcosa per cui noi possiamo fare un lavoro in un qualche modo. E ho capito a fondo questa richiesta, e ho capito anche qual era l'implicazione di questa richiesta quando un giorno sono entrata in una, come chiamarla? Capanna? No, tugurio forse, di una signora che era malata terminale di AIDS e, e, e era lì, abbandonata, sdraiata per terra in mezzo, scusate il termine, ma questa è la realtà con cui noi ci confrontavamo quella volta. In mezzo abbandonata, in mezzo ai suoi escrementi, alle, alle, alle ferite aperte, con due o tre bambini eh, che erano i suoi bambini, già col ventre gonfio, quindi già affetti da malnutrizione. Perché eh, ricordiamo che in contesto eh, di epidemia dell'AIDS i bambini diventavano orfani. Non solo quando i genitori morivano di AIDS, ma anche quando la malattia si conclamava perché non c'era più nessuno in grado di eh, accudire loro, dar loro da mangiare, eccetera. E quindi questa donna, in questa situazione, io sono entrata in questa, in questa capanna e, come sempre facciamo, vedevo da sola quali erano i bisogni, però come sempre si fa e bisogna fare. Ho chiesto a questa signora di cosa, di cosa ha bisogno. Cosa possiamo fare per lei? Lei mi ha detto: fammi un prestito perché io possa dar da mangiare ai miei figli. Stava morendo, lo sapeva lei e lo sapevo io. Però lei in quel momento mi chiedeva non un sacco di farina, finito il quale non c'è più speranza. Mi chiedeva un lavoro, mi chiedeva di passare dalla carità alla giustizia. Dall'elemosina a un intervento che mi permettesse di riprendere la sua dignità, questo mi chiedeva. E eh, io il prestito a quella signora l'ho fatto. Sapevo che non me l'avrebbe restituito. Ma se quella signora è morta pensando, con una dignità, e pensando di poter darla da a mangiare ai suoi figli, lei a me, quel prestito, l'aveva già restituito. Quindi, eh, lo spirito del progetto Rembo. Si è sempre mosso eh, sul fatto di cercare, quindi cambiando l'ottica, ponendo la persona al centro del suo bisogno, eh, ha sempre cercato di eh, trovare una soluzione insieme a queste persone che permettesse loro di migliorare la loro condizione di vita. Eh, il modello di microcredito del progetto Rembo è stato fatto, studiato da un'organizzazione zambiana che ci ha proposto alcune cose, tra le quali, eh, tra le quali eh, fare un corso di formazione, conoscere per poter potenziare il know-how di queste famiglie, perché c'è chi era capace a coltivare, chi era capace a vendere i pomodori, chi era capace a fare altre attività e, e, e poi erogare il prestito. Noi, come espatriati abbiamo sempre, non, non facevamo parte, non abbiamo fatto parte dell'elaborazione di, di questo modello, se non nel momento in cui abbiamo detto che, però, contestualmente al corso, dopo il corso di formazione e contestualmente alla del prestito, eh, scusatemi, scusatemi il... scusa, ma purtroppo sono da sola in casa e mi hanno. Ma eh, quindi scusate, quindi dopo il corso di formazione, contestualmente all'erogazione del prestito, eh, abbiamo scelto di dare per tre mesi una sorta di assistenza parallela e eh, non imporre interessi sul prestito. Questo perché? Perché se io ho una mamma che ha due o tre bambini. E accudisce anche i figli della sorella morta per AIDS. Come faccio a pensare che se io le do un sacco di fertilizzante, lei non venda parte del fertilizzante per dare da mangiare ai bambini? Come faccio a pensare che lei usi il prestito che io le do per fare qualcos'altro che non sia vivere? Allora. Secondo noi era importante essere realistici. Essere realistici significava dire, guarda, io ti do questo prestito, però non usarlo per vivere. Contestualmente, io ti do il cibo, ti pago le medicine se hai bisogno e pago la scuola anche ai bambini, così tu non hai bisogno di usare i soldi di quel prestito per vivere. Il discorso degli interessi... È, è, è saltato fuori perché eh, non era possibile imporre a queste persone che appartenevano agli strati più poveri della popolazione imporre degli interessi. E sarebbe stato anche contro il Vangelo, no? il Signore ci dice non imporrai gli interessi all'orfano e alla vedova. Per cui abbiamo tolto questo meccanismo, sapendo che è un po' una contraddizione in termini. Togliere gli interessi da un programma del credito. E, ecco, e una cosa che ci chiedevano era: cosa succede se non pagano? Allora, noi non abbiamo mai chiamato la polizia se qualche gruppo non restituiva il credito che aveva ottenuto, come invece facevano altre organizzazioni. Quello che abbiamo fatto e quello che facevamo era cercare di capire. Da eh, queste persone cos'è che non era andato bene? Perché non aveva funzionato? C'è stato il caso di un gruppo in cui le donne avevano venduto i diciamo, fertilizzanti, i semi, gli strumenti agricoli che gli avevamo dato e eh, pensando che tanto noi eravamo bianchi, che non avremmo fatto niente e che poteva, poteva andare bene così. Invece noi abbiamo riunito il gruppo e gli ho detto. Ma perché avete fatto questo? Perché voi siete bianchi e non pensavamo che eh, fosse così grave. E allora eh, mi ha detto una signora: E quindi eh, adesso cosa fate? Chiamate la polizia? Perché una cosa che succede con il microcredito è che se la gente non restituisce, gli vanno a prendere quelle quattro cose che hanno in casa. E io ho detto: No, non è che no, io non ho fatto 8000 chilometri per venire qui a mettere te in prigione. Io so che tu puoi fare bene, so che tu puoi diventare autosufficiente con la tua famiglia, proviamo, riproviamo a farlo, però tu devi capire perché lo facciamo e perché lo fai tu. E l'anno successivo questo è stato uno dei gruppi che ha restituito di più. Quindi, voglio dire, quando tu spieghi alla gente che per te la persona viene prima dei soldi e che il tuo vero interesse è che loro migliorino le loro condizioni di vita, Tante volte il programma cambia proprio aspetto e funziona. Non si può fare un discorso con i poveri se non fai un discorso di dignità. E la dignità non è io ti do i soldi e tu me li restituisci. La dignità è basata su una relazione personale. Io mi faccio carico anche della tua situazione, insieme troviamo una soluzione che preveda poi anche l'utilizzo del denaro come strumento. Ecco quindi che il denaro diventa uno strumento come la zappa e non determina che il nostro rapporto vada bene o male. Al centro c'è la persona e questo fa la differenza. Quindi il microcredito diventa uno strumento condiviso da utilizzare insieme per uscire dalla situazione di povertà e non un altro carico sulle spalle della persona, cioè um, il, la condizione di debitore del quale lei si deve liberare. Allora, un'ultima considerazione anzi due. Mi chiedono spesso se questo modello di microcredito è sostenibile. Parlare di sostenibilità in questo campo significa allargare molto l'orizzonte, perché la domanda successiva è: sono io sostenibile per i poveri? Cioè io col mio tenore di vita, noi col nostro tenore di vita, siamo sostenibili per i poveri? Se io metto al centro la persona, mi cambiano tutte tutti i parametri e allora vedo che la sostenibilità a me viene data da quanto questo progetto funziona, se la famiglia è stata capace di migliorare le proprie condizioni di vita, se i bambini mangiano, se vanno a scuola. Poi c'è anche la restituzione del denaro che mi diventa a quel punto un indicatore del funzionamento del progetto, ma non lo scopo del progetto. La sostenibilità del microcredito del progetto REM quindi è data dai risultati sul campo. Noi abbiamo sempre avuto percentuali di restituzione tra il, tra il 70 e il 90%, e abbiamo visto quante famiglie hanno davvero migliorato il proprio tenore di vita. L'ultima cosa, capite bene anche voi che il tipo di finanza di cui io vi sto parlando, non ho il tempo di andare in profondità perché sono discorsi enormi che andrebbero. Approfonditi in molte, delle loro, in molte delle cose che ho detto. Però, capite anche voi che la finanza di cui io sto parlando è una finanza che potremmo definire di restituzione. Si basa sul concetto che io sto lavorando con delle risorse che sono dei poveri e devo cercare di, devo cercare di restituirle nel modo meno dannoso per loro. Quindi ciò che noi raccogliamo in Italia, lo raccogliamo, per restituirlo a delle persone che sono state private di queste risorse a causa di meccanismi economici nazionali e internazionali basati sul profitto. Ma sono state anche deprivate della possibilità di, di avere uno sviluppo e un futuro eh, basato sulla possibilità di essere persone istruite, persone che lavorano e soprattutto persone che possono usare delle loro risorse, delle risorse dei loro paesi, che sono paesi ricchi, quelli in cui sono io. Non sono paesi poveri, ma sono paesi impoveriti e mantenuti poveri a causa delle ricchezze che hanno. La, la restituzione, la finanza di restituzione esclude il concetto di elemosina. Io devo prevedere dei meccanismi che eh, inquadrino tutto quello che ho detto prima, la centralità della persona, l'assistenza parallela, a fondo perduto, zero interessi. Possibile che io ti faccia pagare gli interessi su qualcosa che ti ho portato via? No. Quindi cambia proprio l'ottica. La finanza di restituzione è, è atto un microcredito che non cerca di adattare ai poveri dei meccanismi basati sul profitto, che già di per sé creano la, le povertà ma cerca di sperimentare dei modelli nuovi che strutturalmente portino allo sradicamento dei meccanismi che creano la povertà. E concludo, in un'ottica di restituzione ai poveri di ciò che i sistemi economici iniqui hanno creato e creano tuttora, le risorse e il denaro che diamo a questa gente sono di loro proprietà. Il metodo che usiamo deve essere tale da rispettare la loro dignità, evitare la sindrome da dipendenza, e utilizzare tutte le possibilità presenti sul territorio, tenendo conto delle difficoltà strutturali e culturali. Soprattutto, alla fine, deve essere loro patrimonio. Forse non sarà come noi lo vorremmo, ma solo ciò che loro durerà nel tempo. Nel corso degli anni, le famiglie impegnate nel progetto sono state più di 300 all'anno. Il microcredito ha dimostrato di essere un modo efficace per spezzare il circolo vizioso povertà e diesse, dando l'opportunità a persone normalmente escluse dal mondo economico di ritrovare la propria dignità e maggiori speranze per il futuro. Grazie. Grazie a lei. Ed ancora scusa per. Ringraziamo Elisabetta Garruti per averci aiutato a chiarire il livello dei bisogni immediati, anche gravissimi, da quelle risposte che costruiscono autonomia e la sezione che stiamo percorrendo è chiamata esperienze pratiche, ma credo per quello che stiamo sentendo eh, è bene, come dire, ribattezzarla testimonianze di vita e tentativi che danno dignità e restituiscono verità. A completamento di questo trittico esperienziale, ora abbiamo un video che eh, proviene dalla ONG New Humanity e che testimonia la condizione delle donne del Burundi. Poi chiederò già adesso di preparare almeno un paio di interventi, passeremo poi con il, micro, il microfono mobile per eh, coloro che vogliano a formulare delle domande di approfondimento, delle considerazioni personali o dei suggerimenti. Ovviamente le mh, conferenze sono state molto attente a chiarezza e brevità, eh, lo chiediamo anche per gli interventi in aula che si affiancheranno, lo dico subito anche a una ulteriore mo mo modalità per formulare le, le domande. Prego Grazie, e buongiorno a tutti, sono Emanuela Castellano e responsabile dei progetti per una ONG che si chiama AMU Azione per un Mondo Unito e è una delle ONG che ruota appunto intorno al New Humanity del Movimento dei Focolari. E noi lavoriamo in Burundi. Con una ONG locale che si chiama CASOBU, le Cadre Associatif de Solidaires du Burundi, e ehm, è la nostra associazione partner che eh, lavora localmente per l'implementazione dei nostri progetti. Il nostro approccio si basa sulla teoria del cambiamento. La metodologia adottata è ehm, una metodologia che promuove la partecipazione attiva da parte delle persone ehm, e i progetti partono dalla eh, loro visione di cambiamento e eh, da ciò che loro vogliono raggiungere. Mm, spesso evi evito di parlare di beneficiari ma parlo di partner e questo ci permette una reale sostenibilità dei nostri interventi e il rafforzamento delle capacità delle comunità. Oggi, per questa occasione importante, diciamo cui ringraziamo ancora diciamo, dell'invito, eh, abbiamo scelto di farvi ascoltare direttamente la voce dei protagonisti dei nostri interventi. Eh, una donna, eh, madre di famiglia, che è coinvolta nel nostro progetto di microcredito comunitario, e apro qui una piccola parentesi sul mh, il metodo che noi utilizziamo. Eh, il microcredito comunitario, ehm, per come diciamo, eh, noi lo portiamo avanti in Burundi, è ehm, diciamo, un microcredito che prevede eh, la costituzione di gruppi di risparmio e credito, nei quali non viene assolutamente eh, dato nessun fondo esterno, né in termini diciamo, di denaro, né in termini di materiale, e ehm, tutti i crediti a cui le persone hanno accesso sono costituiti dai risparmi degli altri membri del gruppo, una cosa che può sembrare ehm, diciamo, ehm, sconvolgente che delle persone ehm, con delle condizioni insomma, di, di, di privazione riescano a risparmiare dei soldi, invece noi ci siamo resi conto che è possibile anche un minimo e questo dà una grande... Sostenibilità eh, al, um, ai progetti perché, appunto, loro si sentono responsabili eh, di quei soldi ricevuti in prestito perché sono i soldi che non sono arrivati dall'Europa, ma sono dei loro vicini di casa e parenti. Eh, queste donne, insomma, questa donna che insomma, vedrete è una donna che ha scelto di lavorare in ambito agricolo eh, e sostene, sostenendo, appunto. Così in maniera diretta la propria famiglia, ma allo stesso tempo contribuendo alla sicurezza alimentare della propria comunità. Grazie. Grazie, Grazie. e diamo ora la voce al video e a questa testimonianza. a mm. tutti. umugabo n'umudamu n'umwana umwe amajye ubuzima bwanjye bwa minsi yose ntaba yaraciye ku ntebe y'ishuri amaze kuyirangiza shanda atahamuhira maze gutahamuhira urazi bunye bw'akazi ka leta umuntu atokohereza amaso kuri leta twarashoboye gutaha turajya mu bikorwa bya minsi yose turajya mu burimwe tugiye mu burimwe nyingihewe darima ibiharage imyumbati amateke intore rimwe na rimwe mu nda n'utuboga two mu kigo mu utuboga two mu kigo ndashobora kurima irengarenga umusoma n'intore n'itomate ariko si cyane ama rero mu buzima bwa mitsi yose duhari turarabura atsiko umukenyerzi ahura n'ibibazo byinshi bitandukanye utoguma weza amaso kumugabo isukens usa umugabo harageze igihe turiynunganya turaja mumashirahamwemumashirahame ufaairaamwe ryaita dukuanya tuatanga imitahe ufashanyuaa aho naciye maze kuja mu ishirahamwe umunega umu, wanje tasoboye kuamugra ane aho nshobora kugenda nka kingurane nka shankorera mu burimi nkajya mu gukota hakota ahantu nka harima ibiharage imyumbati ya myumbati ndashobora kuyishora ndayishyoye karonka amafaranga ayo mafaranga akadusahiriza urugo bigaragara ko bikamufasha karonka amafaranga nkishyura ishyirahamwe mu rugo ukazasanga bigenza neza aho umuntu ashobora kuronka n'ishyo yifuza ku mbogisi yagiye hamwe n'abandi mu mutekano ujyanye no gufungura rimwe na rimwe birashyika bikagorana kuko ndabyifata kubera manara akoreye mu burimu nka nka nshobora kurumva ibiharage nka ruhantutu boga nka ruhantutu bugari nkaba ntajya shyirahamwe kubera manini ishyirahamwe nka kigurane nkaba nayakoresheje n'umwima unwarose ndashobora guca nsimbirakwiso kunagura ndetse nkaba nkise murugo iwanjye hashobora no gutunganiriza umuryango nta dukunda guhura kenshi ni mu gihe iyo twari imwe dushobora guhura ikirere kitagenda nabi ukaba usanga imvura iguye nabi na nabi kubido bidashimishije aho umuntu ashobora gutera imbuto ugasanga ibuye n'uruzuba cyangwa se imvura nyinshi ugasanga urosa umwimbumuke mubwo rero kubera hari amezi usanga akunda kugorana kenshi turatwitegura uteguza gutegura urugo uko rwawe mu gihe tubona ikirere cyagenze nabi tudashobora gufata nka twa bindi dukora amazi twararimye mu mwimbi kubera tutarimo ikintu kimwe nimba twashoye imyumbati twashatugira tw'imyumbati yo twaroza umwimbi gatuye ishore turonka amafaranga tura amatiro z'amafaranga twashatugura twa bya bihari agenazi bidusahiriza mu rugo ntambamye dukunda kugira mu muryango ni mu gihe mu kwezi kwa gatatu no kwa kane usanga hari inzara ubu mbozi kiba twasohoye imbuto tuba twagiye gutera canda haba ko manasohoye imbuto nka shanda binyuhe nitunganya nka shanje hamuri rya shyirahamwe ibyo kuziganya ni ukuguranana nka tora umutahe nka rangura nkama ndonka uko nushobora gufungura byoroshye uruharagwanje uzirugu ndashobora gukora nkitanga nkagerageza akakora cyane kugira ngo arebe ko unozitirira urugo umufasha wanjye nawe nyine aragerageza akiruka ariko na cyane cyane uradze mu rugo umufasha ni wo akora cyane agakorera urugo nk'ibijyanye n'uburimi umudamu niba ashobora kuyiyumvira akintu agenda agukorera hariya kugira ngo intunganirize urugo mucyere ari nko murugo mpaye mpayagaraba ni buhoro buhoro ariko mfatiye mu kibano iwacu hari imiryango usanga bitorohereye cyane usanga bakibutse uburyo bwo kugira ati urafite ura amatombo yari amaze kuba yari nta mutafi isa kuko ushobora kugira ntibuhode ugasanga rero hantu aragiye arimye muri ka gatongo kiwe akaribamo twose akiyabura n'umwe ushemeye ugasanga rero rwa muntu kubera yabutse uburyo kandi n'ikindi gikunze gukena cyane cyane imbuto ugasanga yari mwe mugihe ahantu imbuto yo kugira atere ubwirangire ntibimera umuryango usanga aho umuntu mukibana ukaba usanga nk'umwana yaragwaye indwara zo gufungura nabi usanga kubera n'uburyo ukaba usanga umuntu agiye kwivuza ku bitaro kubera usanga atari inyigisho benshi banashyiriye ku ntebe y'ishuri bigenze baronka ukaba biragoranye kugira amenye ingendo ashobora gufungurira iki abana bagira amagara meza turashobora kuri umugabo ubwabo impamvu ibyo dukunda kugira mu ngo zacu aho usanga abantu turi mu giti biteguraga kimwe ugasanga twirimo imyumbati n'ibiharage iyo dushoboye kuyiyumvira kuko rimena intore irengarenga umusoma ugasanga niho ashyira apana atsandwara rero tubakeneye yuko ushobora kuba inyigisho washobora kwigisha dukuntu tworimana kijyambere kubwira umuntu hari nk'umwimbu ushemeye Uh, questo video e questa testimonianza sono straordinari. Vedendolo mi è venuta in mente una famosa omelia di San Basilio sulla ricchezza, sull'espressione, l'omelia sesta, demolirò i miei depositi e ne costruirò più grandi. A fronte del raccolto, quest'uomo, l'avido, costruisce depositi più grandi per se stesso queste persone reinseriscono il raccolto in una dinamica comune di vita. Grazie per una testimonianza così bella. Bene. Diamo compimento a questa giornata di ricerca e di studio ascoltando innanzitutto Federico Stella, il figlio della professoressa Salatiello e poi le parole a Monsignor Scicaregliano che concluderà e perfezionerà i lavori della giornata. Eh, grazie per questa bella giornata che avete organizzato, e sono sicuro che mamma avrebbe apprezzato molto, quindi ringrazio il Padre Del Bove e il decano di filosofia il padre Piccolo, il vettore Stefania Cignetti e poi chiaramente Monsignor Cica con cui so che mamma aveva iniziato a collaborare negli ultimi mesi e di cui mi parlava sempre bene in modo molto entusiasta delle, delle attività che avevate in programma di fare. E sono anche contento del tema di questo giornale di oggi perché la donna è stata diciamo, il, uno dei temi principali di ricerca di mamma dal punto di vista filosofico, chiaramente, di gran parte della sua carriera. e Io mi ricordo dal punto di vista di figlio, chiaramente. Che Tuttavia, coincide con molte delle cose che sono state dette, perché Mamma era innanzitutto un intellettuale, una studiosa. E, ed è stato, secondo me, ese un esempio concreto di come il ruolo di madre possa essere vissuto e praticato in, in, modi, diciamo, in vari modi e non ricadendo negli stereotipi che spesso alle donne vengono assegnate, infatti vi ricordo che ho di mamma e senza dubbio i ricordi più belli che ho di lei sono di natura intellettuale, perché con mamma e quello che mi manca di più infatti sono le infinite discussioni che facciamo con mamma, con papà, su tutto, su questioni di politica, di filosofia, tematiche di genere, e di religione, insomma veramente abbiamo avuto un dialogo molto fitto fino agli ultimi giorni. E un, un secondo lato forse meno noto di mamma al pubblico e che vorrei ricordare e che mi fa molto piacere che in pochi magari qua conosco, so che la conosceva meglio come il mio amico in infanzia, Andrea, Stefania era quella di mamma come sportiva e infatti mamma era una grande camminatrice, una grande nuotatrice e mi ricordo fino all'estate 2021 ogni giorno... Da metà luglio ad agosto andava al mare si faceva la sua camminata e la sua nuotata e anche una delle cose che mi ha trasmesso è stato questo si, da bambino mi ha buttato in acqua senza braccioli senza, senza, senza salvagente insomma di questo io sono molto grato che mi ha trasmesso queste passioni ogni estate a fine agosto questo fino all'ultima estate, cioè questa estate 2022, ci facevamo una passeggiata fino a, fino a Torcaldara, che è una località che sta a Lavigno, diciamo, e salivamo sugli scogli ed era un momento diciamo, per parlare dei buoni propositi da portare avanti de, durante l'anno. Io non sempre li rispettavo, io, diciamo, col tempo ho imparato a, a migliorare la percentuale di propositi rispettati. E, due qualità che volevo dare di, di mamma, e che spero un minimo riusci a portare avanti, sono, sono queste la capacità di ascolto del prossimo senza giudicare. Mamma una capacità, aveva questa capacità veramente invidiabile. poi rimanendo ferma nella sua identità e nelle sue posizioni, che erano molto salde, come sappiamo chi, chi la conosceva, non giudicava, ascoltava e cercava di indirizzare le persone che li hanno vicine, ascoltando i, propri, i desideri di queste persone. L'altra qualità che vorrei ricordare è la sua determinazione. Mamma è una donna estremamente determinata e l'ha mostrato fino alla fine. Mi ricordo con la dedizione che ha dato al lavoro, alla, allo studio e alla ricerca fino agli ultimi giorni. Mamma è venuta a mancare il 3 novembre e ah, a metà ottobre stava ancora qua a fare delle riunioni. Quindi insomma... Penso sia, non lo dico perché la mamma chiaramente c'è un legame particolare, ma lo dico perché è un esempio come l'affetto che molte persone le continua a dimostrare è un esempio per tanti. E quindi grazie di tutto e vi ringrazio. la parola a monsignor Fernando Sciccarelliano. Carissimo padre Stefano, carissimi amici variegati perché qui c'è il corpo diplomatico, docenti e qui ci sono i relatori, qui ci sono membri eh, del forum Roma di ONG di ispirazione cattolica. Studenti, e, tramite i mezzi di comunicazione, collegati sono in tanti che dispersi per il mondo stanno eh, uniti a noi nella chiusura di questa mattinata che io direi densa e proficua. Avevo scritto qualche parola, ma preferisco lasciar parlare il mio cuore in questa eh, circostanza conclusiva. E la prima cosa che faccio è rendere grazie a Dio perché questo seminario di studio è stato un suo dono. Abbiamo cominciato con tremore perché non sapevamo se potevamo raggiungere i nostri fini, ma dall'alto... Sono sicuro che Giorgia, che ha ispirato questa giornata, ci ha dato una mano meravigliosa, come grande donna che era, che è, perché vive nel nostro cuore e vive presso la maestà divina. Sono sicuro, ho questa certezza che condivido con voi, con Mario e con Federico e con tante persone che l'hanno conosciuta. Dunque questa gratitudine si fa adesso spicciola, una gratitudine che vuole arrivare a tutte le persone che hanno fatto possibile questo incontro, cominciando dal Padre Rettore che questa mattina ci ha accolto in maniera, in maniera meravigliosa e che ha aperto. La porta di questa veneranda istituzione docente e discente, poi andando dal padre Stefano, il cui nome significa incoronato, gli diamo veramente una corona perché ha fatto il suo ruolo in maniera egregia egregia. E un grande applauso, un grande applauso, veramente. Un grande applauso. Era la corona del martirio, no, vediamo no. come va a finire. No, 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 veramente un grande applauso. E poi naturalmente a tutti i relatori, che l'hanno fatto eh, ognuno dalla sua prospettiva, con la sua saggezza, la sua esperienza, ognuno dalla sua finestra, ma l'hanno fatto tutti con una competenza e con una delicatezza e con una passione e con un entusiasmo veramente straordinario. E io veramente ringrazio il buon Dio, sia per quelli che si sono seduti qua, sia per quelli che hanno parlato eh, virtualmente, sia per quelli che sono docenti, sia per quelli che appartengono a due grandi organismi per me molto cari come la FAO. Elifa e naturalmente a quelli che hanno portato qui la propria esperienza come membri della ONG alla quale fanno riferimento. Si sono pronunciate qui molte parole, molte parole queste mattine, molte, ma io ogni volta che sentivo un intervento pensavo alla parola eccellenza, eccelle, perché la donna... Quando fa qualche cosa non rimane nella mediocrità, nel grigiore, sempre raggiunge la cima, ecco la cima, l'eccellenza. E sempre c'è nella donna questo dinamismo, questo dinamismo di crescere, di portare sempre il meglio per lei e per quelle che sono attorno a lei perché come hanno detto questa mattina, la donna sempre genera vita, genera vita, e con la vita viene l'amore, l'entusiasmo e tante altre cose come abbiamo visto questa mattina. Questa mattina. Dire donne è dire un vivaio immenso di qualità, di prospettive che sempre tendono all'eccellenza. Si è parlato molto qui di invisibilità e si è auspicato la visibilità. Ecco, abbiamo sentito dati, numeri, statistiche, dove c'è un grosso lavoro, un grosso impegno, ma molte volte invisibile, invisibile. Ma io pensavo che il lavoro della donna è come il gas che tende a espandersi, a espandersi, come il bene che tende a espandersi. E questa è la cosa bella, questa è la cosa bella. E veramente noi desideriamo che attorno alla donna non soltanto sia la retorica, i discorsi belli, ma che ci siano veramente atti, gesti, iniziative, misure a ogni livello, internazionale, regionale, locale, individuale, in maniera che sia riconosciuto alla donna tutto quello che fa e la maniera come lo fa. Una donna che Giorgia direbbe che non si capisce senza il complemento dell'uomo è questo molto importante questa complementarietà questa veramente armonia abbiamo parlato di armonia questa mattina anche quando si auspicava che veramente la donna che fa tanto dentro della casa possa fare anche altrettanto fuori ma senza stress e in una maniera Armonica, complementaria, in questa sinergia, in questa coinonia che è veramente una parola bella, bella, ma che tante volte non si riesce. Dunque, io vorrei finire, e questo sì lo leggo, con una. Eh, è come una preghiera, che allo stesso tempo è una gratitudine. E questo, parlando di Giorgia, che ha dato spessore e profondità alla sua vita dentro della famiglia, dentro dell'università, ma in tanti altri luoghi e ambiti dove lei, con magnifica competenza, offriva il meglio di se stessa. Ecco, a me, pensando a Giorgia, eh, mi era venuto. Questa famosa lettera di San Giovanni Paolo II che nel 1995 scrisse a tutte le donne. È una lettera che secondo me non ha perso la vigenza e la qualità. E con le sue parole vorrei concludere questo mio intervento e ringraziare tutti voi per la partecipazione a questo evento. Permettetemi anche che dica un grazie molto, molto a quelli che stanno come San Giuseppe dietro. Non si vedono, ma sono stati i pilastri. Maria Turivulo e il suo team meraviglioso. Eccoli, Evelina che stava con il microfono. E il, suo... il suo amico che ci ha veramente offerto una meravigliosa accoglienza. Tutto il team di Maria Turivolo, ma anche io vorrei anche ringraziare, permettetemi, anche una donna meravigliosa Stefania Cigneti, molto amica, molto amica di eh, Giorgia Salatiello, si conoscevano da anni. se questo seminario di studio è stato veramente una realtà in gran parte si deve alla tenacia, alla competenza di Stefania. E io vorrei per lei un grande applauso, veramente, un grande, un grande applauso. Vi dico, vi dico che in missione, in missione io ho un team meraviglioso, siamo pochi, ma siamo una famiglia e lavoriamo tutti insieme e facciamo delle cose eh, con una certa vistosità perché siamo uniti nel bene comune. Dunque con tutto questo detto vorrei eh, finire con queste parole di San Giovanni Paolo II quando diceva in questa lettera Grazie a te donna madre che ti fai grembo dell'essere umano nella gioia e nel travaglio di un'esperienza unica che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce che ti fa guida dei suoi primi passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino della vita. Grazie a te donna sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo in un rapporto di reciproco dono a servizio della comunione e della vita. Grazie a te donna figlia e donna sorella che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. Grazie a te, donna lavoratrice impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai alla elaborazione di una cultura capace di coniugare ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al senso del mistero, all'edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di umanità. Grazie a te, donna consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato, Maria, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e l'intera umanità a vivere nei confronti di Dio, una risposta sponsale che esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuoi stabilire con la sua creatura. Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna. Con la percezione che è propria della tua femminilità, tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. Fino qua la parola di San Giovanni Paolo II, ma io direi anche, grazie a te donna che vivi nella zona più remota del mondo, forse in regioni lontane. Forse in regioni sperdute, lavorando la terra, avendo cura di questa casa che Papa Francesco chiama al nostro pianeta casa comune. Grazie a te che inserisci la tenerezza, donna, la tenerezza in tutto quello che fai. Grazie per offrire a tutto il settore agricolo, a te che lotti ogni giorno per la sradica lo sradicamento della fame e della malnutrizione. Grazie per quello che fai e per quello che farai se ti danno veramente le opportunità, i mezzi, la formazione, il credito, l'accesso a tante cose come oggi ti mancano, ma che speriamo che non ti manchino più, perché il nostro auspicio si trasformi veramente in una realtà come tu meriti, veramente come tu meriti donna, perché sei un dono di Dio per questo mondo. Grazie a tutti voi. Grazie e arrivederci.